Il 37% delle donne in Italia, dalle adolescenti alle sessantenni, ha subito violenza domestica e sempre più spesso la cronaca riporta fatti di abusi e stupri. Come può essere aiutata una donna dalla violenza subita? Innanzitutto si deve rivolgere ad una struttura sanitaria. È molto importante che la donna si rivolga immediatamente a una struttura competente come un pronto soccorso, un medico, perché è solo lì che possono essere anche raccolte poi tutto ciò che è necessario perché lei possa avere la speranza in un processo di essere riconosciuta come vittima. Certo che la violenza di cui si parla sui giornali è la punta di un iceberg, perché è molto più diffusa la violenza che la donna subisce all'interno della famiglia e che emerge molto poco. I consultori familiari, che sono diffusi su tutto il territorio dell'ULSS 20, forniscono un luogo d'ascolto per la donna perché possa parlare di questo problema, possa uscire allo scoperto e possa trovare aiuto rispetto a questa problematica. Denunciare un violentatore o il branco tutela se stessi e aiuta altre donne a non subire altre violenze? Naturalmente il primo passo da compiere per una donna che rimane vittima di violenza è quello di presentarsi presso gli uffici della questura, in particolare presso l'ufficio denunce, che ricordiamo è sempre aperto 24 ore su 24. Una volta compreso che ci si trova di fronte ad un caso di violenza, viene attivata immediatamente una struttura specializzata della squadra mobile, dove opera esclusivamente personale di sesso femminile. Qui la donna viene ascoltata innanzitutto senza riserve e poi seguita in tutto il percorso che partirà dalla denuncia, ma che seguirà anche tutto l'iter giudiziario, quindi tutto l'iter del processo. Ricordiamo che è proprio di questi giorni l'approvazione di un decreto legge contro lo stalking, quindi invitiamo a denunciare anche quei comportamenti di molestie reiterate che non si concretizzano poi in violenza vera e propria, ma in atti persecutori continuati, perché anche in questo caso la donna può essere aiutata e seguita da nostro personale specializzato. Ascolto, sostegno ed accoglienza li offrono al Centro Petra. Il Comune di Verona ha messo in campo un elemento molto forte, molto importante per rispondere alla violenza sulle donne, ed è il Centro Petra. Il Centro Petra è aperto dal 2004 e dal 2004 al 2008, in poco più di 4 anni, ha realizzato oltre 1800 ascolti. Di questi 1800 ascolti, 442 sono stati poi continuati, i rapporti sono continuati, e ha dato assistenza e continua a dare assistenza appunto alle donne che sono purtroppo vittime di violenza. Un grande obiettivo raggiunto dal Comune di Verona proprio ultimamente è la casa protetta. Noi da un mese e mezzo circa abbiamo la possibilità di alloggiare donne vittime di violenza con i loro figli in una casa protetta per non solo accoglierle ma accompagnarle in un nuovo percorso che poi finalmente le restituirà alla società libere da questi, dalle violenze e con una nuova vita e con un nuovo rapporto anche con gli altri. Allora io invito tutte le donne vittime della violenza o che vivono nella violenza a rivolgersi tranquillamente al Centro Petra attraverso il numero verde, e l'anonimato ovviamente è garantito. Uscite dalla violenza e fate sapere quello che succede per una società migliore, per una società che finalmente non debba più avere paura di violenza. Sempre più strumenti legislativi possono tutelare la violenza sulle donne. L'autorità giudiziaria dispone di diversi strumenti per una lotta efficace e incisiva contro la violenza sulle donne. E per questo tipo di reati c'è una corsia preferenziale, c'è presso questa procura un gruppo di magistrati specializzati e abbiamo diversi strumenti, tra cui di recente anche la nuova figura di reato degli atti persecutori introdotti dal decreto legge che è entrato in vigore il 25 febbraio, che ci consente di adottare la custodia cautelare anche per quelle persone che si rendono responsabili di condotte di reiterate molestie e minacce in danno di donne, costringendole a vivere sempre in questo stato di ansia e di paura o comunque a mutare le loro abitudini di vita. Bisogna dire altresì che questi strumenti, peraltro, rimangono lettera morta se la donna non ha fin dall'inizio un ruolo attivo. Ricordo che sia la violenza sessuale sia questo nuovo delitto sono procedibili a querela di parte, quindi occorre la denuncia della donna. È la donna la reale protagonista di questo tipo di processi e per noi occorre proprio che fin dall'inizio la donna racconti come sono andati i fatti
ricordando il maggior numero di particolari, senza tacere dettagli che possono apparire insignificanti oppure condotte scabrose di cui si fa fatica a parlare. È la donna che, facendo ricorso a tutte le risorse che può attivare dentro di sé e facendosi aiutare da una rete di servizi che è sempre più capillare, è la vera protagonista del percorso di ricostruzione dei fatti che arriva attraverso l'accertamento, attraverso il processo penale, all'accertamento della responsabilità penale di chi ha commesso questi fatti. Il pubblico ministero può mettere la parola fine all'iter di denuncia, ma non al dolore subito.